Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Una buona serata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Una famiglia ebrea con la stella di David nel post social del leader No Pass, con un messaggio che invita a svegliarsi prima che sia troppo tardi. Il post, pubblicato da Marco Liccione, attacca anche la senatrice ed ex deportata Liliana Segre, sdegno della comunità ebraica, rapporto della Digos alla procura. Da oggi alle 18 in Piemonte si può prenotare la terza dose del vaccino anti-Covid. Possono farlo tutte le persone che hanno tra 40 e 79 anni ed hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 150 giorni, come disposto dall'ultima circolare del Ministero della Salute sul portale ilpiemontetivaccina.it. Alex Pompa è stato assolto perché il fatto non costituisce reato. Lo studente 19enne uccise il padre per difendere la madre. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte di Assise di Torino. Spari contro il bus a Torino, individuata la coppia con la pistola. I due hanno 36 e 29 anni, sotto il cuscino del letto c'era la pistola incriminata. E andiamo nel Cuneese, un cuoco di Chiusapesio, stroncato a 54 anni da un infarto dopo la cena con i colleghi, lavorava a Boves. Si torna a volare da Cuneo a Roma, l'annuncio ufficiale di Ryanair, 4 collegamenti alla settimana a partire dal 28 marzo, in concomitanza con l'avvio della stagione estiva 2022. Lo storico Carnevale di Ivrea non si terrà neanche nel 2022, lo ha deciso il CDA della Fondazione dopo l'incontro con l'amministrazione comunale e le componenti della manifestazione. È tutto, grazie per averci ascoltato. In regia Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.